Il rosso non si vede più dopo che faccio tutta la decorazione. È un sottofondo il rosso, quindi praticamente il rosso non si vede più. Ho iniziato a finire in galera a 16 anni. Quindi fino a oggi quasi 30 anni. La maggior parte qua siamo quasi più fortunati di altri, che tanti stanno nella stanza senza fare niente. Io da 4 anni che sono in detenzione, io ancora non so nemmeno come andrà a finire, che è un pochettino lungo il mio fine pena, ma nonostante tutto non mi rendo mai, perché so che Dio c'è. Se tornerei indietro, a mille per mille non sbaglierei mai. La Regione Siciliana finanzia per la prima volta nel programma 2007-2013 un progetto di inclusione sociale rivolto a soggetti adulti in esecuzione penale, progetto sperimentale. A quel punto nasce l'esigenza di trovare un'idea che possa veramente avvicinarsi alla tipologia di soggetti. Parliamo di detenuti, quindi immaginiamo che gli allievi del carcere di Cavadonna di Siracusa facessero un percorso per la manutenzione del legno. Perché? Perché l'area marina ha inserito nella sua attività dei percorsi tutti fatti in legno che ovviamente vanno restaurate annualmente, periodicamente. Io sono egiziano, sì. È data di quella Alexandra. È venuto col mare con barca, come si chiama, bascatore. È venuto qua quasi 125 persone. Purtroppo siamo in carcere, abbiamo sbagliato e dobbiamo pagare. Questa è la realtà. Un progetto in carcere non costa fa tanto, perché stare 20 ore in una stanza senza fare niente, perché cosa puoi fare? Più di scrivere a casa o farti un caffè, fumare, tutto ciò non è che porta a qualcosa. Invece avendo già la possibilità di scendere in un'attività lavorativa, hai la possibilità di imparare, hai la possibilità magari uscendo fuori un domani di avere una possibilità in più. Quando siamo per la prima volta andati in quella che doveva diventare la nostra sede di lavoro al carcere di Cavadonna di Siracusa, la falegnameria, che il direttore ha immaginato di farla in questa serra che era stata già predisposta. Lì per loro è stato veramente un'emozione, un senso di libertà, perché uscivano all'aria aperta, cioè non avevano costrizioni, non avevano mura, non avevano finestre, non avevano una cella, e loro potevano spaziare in un ambiente più ampio dove anche i colori venivano esaltati, anche il colorito della loro pelle cambiava di tonalità, perché lo stare all'aria aperta li aveva trasformati. E la cosa più bella è che all'inizio che abbiamo cominciato questo percorso, loro parlavano solo di processi, quanto mi rimane e cosa devo fare. Strada facendo cominciavano a dire: no, sa, questo colore, se è azzurro così non va bene, il colore dell'area marina è più giallo anziché arancione. Quindi anche il loro modo di ragionare era completamente stato stravolto in questi mesi. Mi leggete questo numero in siciliano?
mi leggete questa parola in siciliano? Tutti quanti in siciliano. È lo stesso suono. Andrea. È uguale, ragazzi. Effettivamente è stato un momento di evasione, si può definire così, un momento di evasione per loro e per me, un'evasione al contrario, in cui io entravo in carcere anziché uscirne, però era comunque un'evasione. Non mi sono divertito mai così tanto in questa in una classe inglese come questa. Io mi vado a battere, non ci pensiamo. Quando sei fuori non si pensa. Ci pensiamo quando siamo in galera. E purtroppo, se mi muove sotto, un gioco a travaglio, io sì, mi adatto a fare qualcosa, dipingo, faccio i quadri, uno esce, si trova, senza soldi, senza niente, magari non trova il lavoro, e che fa? Che due casa fare meglio? Un altro. Oh, niente, ci pensi, è molto male il progetto. Questi lunghi anni che ho trascorso in carcere sono stati lunghi, quindi anziché fare ozio, perché all'interno dei carceri purtroppo si fa molto ozio, là dentro ci devi trovare qualcosa per pensare il meno possibile, avere sempre la mente occupata nel fare qualcosa di positivo. Immaginiamo due percorsi formativi, uno dedicato a 20 allievi del carcere di Cavadonna di Siracusa e l'altro al web uffici di esecuzione penale esterna sempre di Siracusa. E per quanto riguarda i soggetti del web, potevano partecipare sia detenuti in articoli 21, semiliberi e anche affidati. Dai, andiamo. Buongiorno. Vivendo fuori ogni giorno e poi entrando alla sera, vivi due mondi. Vivi il mondo della reclusione alla sera e poi il mondo della libertà il giorno dopo. Quindi sì, ti aiuta sempre a crescere, a vivere altre emozioni, perché alla fine ogni volta che si apre il cancello io vedo è un'emozione grandissima e non è mai uguale. Cioè è sempre un'emozione diversa, capito? Il progetto Liberamente diventa quindi, si colloca quindi come una grossa opportunità di tipo trattamentale. Noi abbiamo persone che non sono educati al lavoro, che non sono educati alla regola, attraverso il rapporto con gli insegnanti, attraverso il rapporto con il mare, no? Che è l'elemento che caratterizza questo progetto. E apprendono, allargano i loro orizzonti che sovente sono molto, molto ristretti. L'educatrice mi disse che con questo progetto c'era la possibilità di presentare una pena alternativa, ossia l'affidamento, semilibertà. E allora già questa cosa mi ha dato l'input di rischiare tutto quello che avevo per questo progetto. Riguarda invece il percorso dedicato al WEPE, e lì veramente abbiamo immaginato una cosa estremamente innovativa. L'idea qual era? Portare queste persone che uscivano da un lungo periodo di detenzione a mare. E quale migliore realtà possono essere gli abissi del mare, dove il silenzio è assoluto, ma tutto parla in verità. Oggi facciamo una lezione sull'attrezzatura.
Quindi spiegheremo tutta l'attrezzatura che deve avere necessariamente un subacqueo. In modo particolare, in questo momento presentiamo l'attrezzatura tipica di colui che va con le bombole e quindi il montaggio del jacket, dell'erogatore e quindi sulla bombola. Già conoscete questi attrezzi, ora vediamo di conoscerli un po' meglio e vediamo il montaggio. Lavorare con 20 detenuti e qualcuno anche con pene molto molto severe è stata un'esperienza molto forte. Confesso che inizialmente avevamo qualche perplessità perché quando abbiamo avuto l'occasione di conoscerli ci siamo resi conto che molti avevano un grado di alfabetizzazione veramente basso e anche un grado di acquaticità veramente basso. L'erogatore sembra a destra, manometro e attacco pressione, attacco aria a sinistra. È veramente un'esperienza bella, soprattutto quella da sub. Ti vado a dire, per me che vengo dalla montagna, pensare di andare a fare un giorno immersione non era nei miei sogni, ma neanche proprio mai. Abbiamo selezionato delle persone, coscienza e coscienza, però ovviamente l'uomo non è matematica, non è chimica, ci sono sempre delle incognite. Una di queste persone era un ergastolano, praticamente c'erano tutti gli elementi per un bellissimo articolo sul giornale, qualora, negativo ovviamente, qualora la cosa fosse andata male. Quindi non nascondo il fatto che avevo parecchi pensieri. L'esperimento è andato bene, quindi abbiamo fatto un investimento positivo. Per me è stata veramente un'emozione grandissima, perché è un mondo nuovo, è un mondo che io non conoscevo, quindi. E poi c'è, cioè, la vera magia è andare a respirare sott'acqua, quella è la vera magia. E vedere appunto un mondo nuovo, un mondo bello. Uno. Ragazzi, io sono pronto. Sei. La particolare nella prima immersione, ma in verità poi in tutte le riemersioni di ogni immersione, sono state i loro commenti, i loro sguardi. Perché se già il mare è libertà, la subacquea lo è in modo particolare. E quindi loro che vivevano la libertà nella libertà avevano questo senso veramente di beatitudine. Era per loro un'esperienza fortissima e la prova provata era ogni volta che riemergevamo e i commenti che seguivano per 40-50 minuti ogni immersione. È un'esperienza che non dimenticherò in questo senso. Bellissimo comunque, grazie del viaggetto. Tu quando lo hai pensato di fare una cosa bella, la volevi fare innovativa, la volevi includerli veramente. Ma loro ti dicono nel momento in cui vanno via. E oggi è un giorno triste, dai, per me è un giorno triste. No, perché in fondo è come rivivere un secondo arresto.
perché nell'arresto vedo che tu la perdi proprio la libertà. Quindi il fatto che io da domani non posso uscire di nuovo e stare chiuso di nuovo 24 ore al giorno è per me un secondo arresto, a tutti gli effetti, sì. Il progetto Liberamente serviva proprio a questo, cioè a liberare da un lato e a creare nella mente, anche nella coscienza, un cambiamento da parte di soggetti che hanno delle storie difficili e una vita complicata, e quindi attraverso l'area marina protetta, che ha anche questi obiettivi, quello di creare condivisione, di trasferire conoscenze ai fini della condivisione degli obiettivi di conservazione e protezione. Ebbene, questo obiettivo credo che sia stato pienamente raggiunto. Nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, la foca barbuta sempre piaciuta che è solitaria, le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar. I pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle. Nel fondale spettacolare dell'abisso musicale. Io, la vispa Printil dal caschetto malizioso. Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu. Prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde. Un tutù di alghe nel blu, chiamami Nunu, perché sono una sirena, canta in sirenese. Printis, lash, lash, max, mac, blu, blu. Sono una sirena.